Allora, io direi di cominciare e di lasciare quindi la parola alla prima delle ambasciatrici, delle nostre ambasciatrici che parleranno oggi, Enrica Maragliano, ambasciatrice di Twinning per la Liguria. Quindi, Enrica, se mi senti e vuoi attivare il microfono. Enrica. Sì, per un attimo non ti sentivo più. Salve a tutti, io appunto sono Enrica Maragliano, insegno matematica e fisica al Liceo Colombo di Genova e niente, sono ambasciatrice Twinning, adesso vi racconto qualche cosa, diciamo, sulla progettazione. Tra l'altro queste cose, quelle, la cosa che io vi racconto le potete comunque trovare sul portale del corso online. Come vedete, questo io mi sono già collegata, se sapete tutti, penso che riusciate ad arrivare a riuscite ad entrare nel gruppo del corso e quindi avete tutti i consigli che io vi sto dando, in realtà li potete poi digerire da soli più con calma. In effetti io siamo in tanti oggi, quindi devo un po' condensare queste cose. Mi rendo conto che probabilmente vi sparo addosso un po' tante cose, però cerco appunto di darvi un po' di consigli pratici su come si fanno i progetti twinning e come si portano avanti, si gestiscono. Come vedete, un progetto di twinning è un progetto tra classi, che possono essere classi italiane o straniere o anche diciamo di paesi diversi. Poi l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, se fate progetti solo tra classi italiane di fatto va benissimo lo stesso, l'unica cosa è che non potete partecipare ai premi europei, però penso che per un principiante questa cosa sia evidentemente di minore importanza. Invece quello che permette di fare i twinning, perché i twinning vincente? Perché siamo arrivati, diciamo, dopo 12 anni di twin, 12 anni di twinning ad avere un successo così grande, perché di fatto il twinning è una piattaforma molto flessibile che permette di, diciamo, inventarsi progetti molto lunghi che durano un anno, che durano a volte anche di più, oppure anche progetti che durano poco tempo, un mese, quindi ci sono i famosi progetti delle cartoline di Natale, quindi non ci sono vincoli. Un insegnante può immaginarsi un progetto e dopo una settimana può iniziare tranquillamente a lavorare col partner. Quindi c'è la possibilità di avere un twin space, che è uno spazio di lavoro, che è privato e sicuro, quindi gli studenti non inseriscono le loro mail, i loro dati, quindi si può, diciamo, decidere e filtrare che cosa si fa vedere all'esterno. Ci sono poi nell'ultima versione diciamo, di Live del Twin Space, ci sono un sacco di strumenti, di tool, diciamo, che si possono usare, tra cui una videoconferenza registrata, tanto per dire noi domani, integrata, tanto per dire noi domani faremo la presentazione del progetto che stiamo facendo con le prime del linguistico alle famiglie e faremo una videoconferenza con i partner del progetto. E tutto questo è completamente gratuito, quindi le scuole che hanno sempre problemi diciamo, di soldi, da questo punto di vista non hanno nessun problema. Ci vuole solo la buona volontà degli insegnanti, diciamo. Come suggerimenti, quello che vi posso dire è che per fare dei bei progetti twinning bisogna che siano molto integrati nel curriculum. E io dicevo prima tra classi, ed era anche scritto maiuscolo, perché di fatto il fatto di lavorare con una classe intera piuttosto che con delle classi miste, con dei gruppi che si possono formare, effettivamente permette una migliore integrazione, un miglior successo del progetto. Io ho fatto uno e l'altro, perché magari c'erano esigenze di chi voleva partecipare, di altre classi, vedevano che i progetti funzionavano.
funzionavano, però sono molto più difficili da gestire e tutto sommato ai ragazzi rimane anche meno. Quello che vi posso dire, però, diciamo in base alla mia esperienza, è che è necessario certamente che il progetto sia ben progetto, che il progetto di twinning sia ben pianificato fin dall'inizio. Vi faccio vedere una cosa. Questo è il form che io uso normalmente con i miei partner. Vedete, abbiamo una serie, cioè qui diciamo c'è il nome del progetto, ci sono i nomi dei partner, c'è l'età degli studenti, il linguaggio usato, il numero di mesi che si prevede di la durata del progetto, diciamo. E poi qui c'è tutta la lista di descrizione che può essere quella che mettiamo nel progetto all'inizio, quando chiediamo diciamo, facciamo l'application per avere l'approvazione del progetto. Ci sono tutta la lista degli obiettivi, le risorse hardware e software e quello che gli studenti impareranno, i metodi usati, i risultati attesi, la disseminazione, che ovviamente è molto importante. Qui una tabella, adesso in questo caso è vuota, adesso vi faccio vedere un progetto, diciamo un form pieno, nel quale appunto ci sono il periodo, l'attività che viene fatta e le persone responsabili. Questo è un progetto che io ho fatto l'anno scorso, vedete c'erano piuttosto parecchi partner, il collega belga continuava a imbarcare persone, a imbarcare scuole, io adesso ve lo faccio vestire molto rapidamente, però intanto per dirvi, poi ognuno se lo può riempire e diciamo usare a propria discrezione. Quindi, metodi di lavoro, basi pedagogiche, risultati attesi, vedete tutte queste cose. Vado un po' velocemente perché chiaramente ho poco tempo, quindi vedete, ecco, spero che questa cosa vi sia chiara. Poi eventualmente, se questa cosa vi dovesse interessare, vi posso mandare, posso mand diciamo, posso mandare o me lo potete chiedere, insomma, in qualche modo il form vuoto in modo che lo possiate utilizzare. Benissimo, un'altra cosa che il twinning permette di fare è quello di, cioè che conviene fare fin dall'inizio, è quello di decidere anche con i partner, oltre alle varie fasi, ai vari step del progetto, anche come verranno valutati gli studenti. Da questo punto di vista, un cenno solo, ve velocissimo, vi consiglio questo sito. Questo strumento che si chiama RubyStar, che permette di creare rubric di valutazione e in base anche alle esigenze. Quindi io per esempio insegno matematica, per me è abbastanza facile utilizzare questa. Poi tra l'altro sono tutti editabili i campi che vengono proposti, quindi se uno poi vuole adattarlo alle proprie esigenze, però diciamo che visto che ormai queste rubric di valutazione anche, diciamo, nella progettazione sono sempre più richieste, utili effettivamente, e quindi questo è un consiglio che vi do. Continuo a volare un po' sugli argomenti che devo trattare, quindi è giusto coinvolgere gli studenti anche nella progettazione, oltre che i partner naturalmente, e bisogna con i partner bisogna anche condividere e decidere le esigenze di sicurezza. Ad esempio, questo vi consiglio certamente, prima di iniziare qualunque progetto, fare una liberatoria da far firmare ai genitori. Decidere ad esempio di non pubblicare i cognomi ma solo i nomi eventualmente degli studenti e poi appunto una cosa che vi consiglio di nuovo è non fare progetti troppo grossi perché sono molto difficili da gestire. Quindi 3-4 partner direi che sono già abbastanza facili. Vedete, questo poi è il consiglio KISS, Keep It Short and Simple, che direi che è effettivamente una cosa alla quale conviene attenerci. Come trovare ispirazione per i progetti? Beh, io devo dire la verità, ormai sono tanti anni che faccio progetti twinning, di solito le idee migliori mi vengono sull'autobus quando non ci penso, nel senso che mi vengono in mente buone idee e comunque qui avete esempi di kit, diciamo, sul portale Twinning,
faccio vedere qui, quindi sul portale Twinning avete sotto progetti, avete la possibilità di trovare tanti progetti già fatti, vincitori di premi. Vi faccio vedere questo perché è un progetto che ho fatto io qualche anno fa, è Physical Awareness, appunto io insegnando matematica e fisica con due colleghi, uno spagnolo e una francese, avevamo fatto questo progetto che appunto ha vinto il premio europeo. E qui potete trovare, diciamo, tutte le indicazioni su cosa avevamo fatto, eccetera. Dopodiché, potete usare il portale Twinning, potete andare sul sito dell'Agenzia Nazionale Twinning, nel quale ci sono progetti, documentazione, eccetera, diciamo servizi, tra virgolette, che vengono fatti apposta per i progetti nazionali che hanno avuto, diciamo, successo, e poi potete andare anche su live cercando magari, non so, giusto il sito gestito da cioè un progetto fatto da un ambasciatore, quindi potete trovare tutta la documentazione che vi serve. Io direi che mi pare di aver detto tutto, quindi concluderei il mio intervento, sperando di non aver diciamo, sforato troppo i tempi. E vi saluto Perfetto, e grazie rimango comunque web. mille a Enrica Maragliano, che ci ha dato, insomma, un'infarinatura generale, iniziale, con alcuni consigli e alcune possibili fonti di ispirazione per la progettazione, in eTwinning. Continuiamo, iniziando a capire proprio come poter registrare nuovi progetti o come entrare a far parte di un progetto già avviato attraverso la piattaforma Twinning Live. Ce ne parla l'ambasciatrice Antonella Ciriello. Antonella, vedo stai già. Buonasera, sì, ho già aperto. Buonasera a tutti. Eccomi qua. Dunque, sono contenta di quello che vi ha detto prima Enrica, in quanto è proprio da qui che parto. Io parto, se vedete bene il mio, scusatemi che tolgo la. Ecco, allora, se vedete bene il Twinning Live, parto da qui. Vi ricordate la volta scorsa abbiamo visto come trovare dei partner, cercare dei contatti e così via, e questo è fondamentale quando voglio cominciare un nuovo progetto. Come diceva giustamente Enrica, la prima cosa da fare, dopo aver trovato dei partner e averli messi nei propri contatti, sarà di discutere con loro in maniera sistematica, quindi seguendo quei punti che vi ha mostrato Enrica, che sono poi quelli che troveremo nella scheda per presentare un progetto, che sono proprio il titolo, quale titolo si vuole dare al progetto, qual è una breve descrizione, quali lingue utilizzare, a quali classi rivolgerlo, l'età degli alunni, quindi le materie che verranno coinvolte, quali strumenti eventualmente del web si vogliono usare, quali sono gli obiettivi, una procedura di massima, quindi le varie fasi, quali sono i risultati attesi e se utilizzati un kit. Questo è molto molto importante perché, e inoltre sarà molto importante anche stabilire prima se siete solo in due, quindi sarete solo due, diciamo così, i due fondatori, ma se sarete più di due, chi saranno i fondatori? Perché funziona così. Allora, quando io ho già discusso con il mio partner, con i miei partner, il progetto, parto dal presupposto che sia io a lanciare il progetto. Quindi clicco su i miei progetti, vedete da qui. E vedete che qui è scritto crea un progetto. Quindi sono io che lo propongo dopo averne discusso e avere tutte le cose chiare. Soprattutto avere già preparato anche già la scheda di progetto con tutti i punti in modo da fare un semplice copia e incolla. Clicco su crea un progetto.
Innanzitutto devo scegliere la scuola. Allora, io sono in una sola scuola e quindi mi esce solo questa. Ma se io fossi un collega, per esempio, che è impegnato, che ha un orario spezzato in più scuole, dovrà scegliere la scuola con la quale intende svolgere il progetto eTwinning. Quindi si clicca su prossima tappa. A questo punto devo selezionare l'altro fondatore, quindi l'altro che insieme a me farà il fondatore, quindi se ho un solo partner ci sarà solo un altro fondatore, se invece saremo più partner, nel momento in cui ne abbiamo parlato prima insieme, avremo deciso chi saranno i due fondatori. Mettiamo, ecco, io prendo ad esempio il mio collega polacco Adam Stettinski, lo seleziono. E vado avanti, prossima tappa. Ecco, a questo punto, facendo proprio un semplice copia e incolla, dovrò inserire nelle varie caselle, quindi il titolo, prima un attimo solo, se è un partenariato di Twinning Plus, di cui vi abbiamo parlato prima, cioè se fa parte del progetto una di quelle nazioni che sono vicine all'Europa ma non ne fanno parte direttamente, e quindi oppure se anche non sono direttamente interessate, se magari in un secondo momento potrebbero fare parte del progetto stesso. Quindi, facendo copia e incolla scriverò il titolo, scriverò la breve descrizione, questo è il mio, è solo un lavoro di tipo burocratico, perché tutti questi punti sono stati già decisi. Quando avrò compilato il tutto, ecco la procedura di lavoro, i risultati, se utilizzo un kit di progetto, oppure se voglio magari andare a vederlo, ma anche questo sarebbe meglio vederlo prima. Cliccando su Anteprima, che adesso non è disponibile, avrò tutti i vari punti già scritti, eventualmente posso tornare indietro per correggere qualche cosa, quindi dove ci sarà l'anteprima, sempre nello stesso punto, avrò questo pulsante dove sarà scritto invia. E io invierò il progetto a chi? Invierò il progetto innanzitutto all'altro partner fondatore, che troverà qui questa campanellina delle notifiche. Se la clicco, vedete in questo caso c'è qualcuno che mi chiede di diventare il suo contatto, invece ci sarebbe scritto vuoi tale dei tali ti invita a entrare nel progetto. Questo sarà quello che trova l'altro partner fondatore. Se invece il progetto è lanciato dall'altro partner fondatore, sarò io a trovare la notifica in questo punto esatto. Attenzione, cosa succede adesso? Succede che il progetto si rivolge alle due agenzie, arriva alle due agenzie nazionali, cioè alla mia agenzia nazionale italiana e all'Agenzia Nazionale del Partner Fondatore, che esaminano e nel giro di una settimana generalmente insomma, ci danno l'ok per il progetto. E quindi cosa succederà? A questo punto io troverò il mio progetto proprio qui in questa sezione, vedete, nella sezione I miei progetti. Nella sezione Progetti, I miei progetti, io, vedete, ho questi progetti attivi, quindi se uno è il suo primo progetto troverà solo questo. Con tutte queste possibilità, innanzitutto che cosa farò? Se nel progetto stesso sono previsti degli altri partner, oltre a noi due, la prima cosa che dovrò fare sarà di aggiungerli quindi, no? Clicco, aggiungo uno più partner, mi trovo dove? Mi ritrovo sempre nella mia lista progetti e quindi cliccherò per esempio se voglio aggiungere qualcuno e aggiungerò un partner e poi lo inviterò e lui troverà come al solito questa campanellina di notifica nella quale ci sarà scritto adesso se vuoi poi Antonella ti ha invitato a partecipare al progetto. Un'altra cosa molto interessante che cos'è? Che sempre all'interno del progetto io in qualunque momento posso modificare il progetto stesso. Cosa significa? Mettiamo ad esempio che io, vedete, questo è un mio progetto.
Che ho presentato all'inizio dell'anno, quindi vedete che qui ci ho messo il titolo, ho messo una breve descrizione, le lingue e così via. Mettiamo che a questo punto dell'anno, o un pochino prima, magari verso febbraio o marzo, mi accorgo che magari non tutto riesco a finire, posso modificare anche un poco sia gli obiettivi, oppure posso modificare un po' la procedura di lavoro. A me, per esempio, questa cosa è stata molto utile una volta, nella quale mi è capitato che un mio partner si sia a un certo punto ritirato e siccome eravamo solo due, l'altro fondatore si è ritirato, io mi sono messa a cercare sempre nel forum qualcun altro e quindi l'ho fatto rientrare, ho fatto rientrare un'altra scuola quindi nel progetto e abbiamo leggermente cambiato gli obiettivi in modo da fare comunque un progetto che alla fine ha guadagnato il quality level, quindi è stato più che positivo. Ecco, penso poi per la gestione dei partner. Credo che ne parleranno poi i miei colleghi. Sempre da qui io posso accedere al TeamSpace, di cui vi parleranno i colleghi fra un poco, che è la piattaforma di progetto. Inoltre posso inviare la candidatura per il certificato di qualità quando il progetto sarà praticamente finito, che sia esso lungo oppure corto. Ecco, penso di aver detto tutto. C'è qualcosa che volete che dica ancora? No, Giacomo? Antonella, va benissimo così. Direi che possiamo lasciare, la parola. Ok, allora vi lascio subito la condivisione. Scusate, ecco qua. Ok, va bene. Grazie mille, Antonella, chiarissima come sempre. Brigida, poi, allora, Brigida Clemente. Nostra ambasciatrice Twinning per la Puglia, puoi attivare, ecco, ti vediamo. No, non ti sentiamo Buonasera a ancora. tutti. Ciao Ecco, perfetto. Buonasera, Brigida. Giacomo, ho in condivisione già lo schermo. Sì, Si però vede? vediamo il tuo Adobe Connect proprio. Quindi dovresti, ecco, Adesso? benissimo, ora Perfetto. vediamo. Browser. Grazie Giacomo. Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati. Oggi pomeriggio, come avete notato, siamo entrati già nella home page. Adesso Antonella ci ha mostrato tutta la parte dell'eTwinning Live, e mentre io vi faccio una panoramica, così come avete anche nella pagina del gruppo, vedete, relativa all'introduzione al Twin Space, entriamo appunto nell'area di lavoro del progetto. Quindi il Twin Space che cos'è? È esattamente l'area di lavoro del progetto, quindi l'area in cui i partner cosa fanno? Comunicano, quindi hanno tutti gli strumenti per comunicare sia in live sia attraverso dei forum e condividere materiali e anche collaborare. Vi dico subito che avete anche la possibilità, vedete qui in alto, di scegliere la lingua del Twin Space con cui volete che sia tradotto l'ambiente virtuale e avete anche la possibilità di vedere come viene visualizzata la navigazione in modalità pubblica, perché questo ambiente virtuale in cui i partner lavorano al progetto, come diceva prima Antonella, è un ambiente molto sicuro ed è un ambiente in cui vengono inseriti i materiali e a questi materiali accedono soltanto i soggetti che vengono invitati dai partner. Ed è quindi un ambiente molto sicuro. Finché i partner non decidono che altri soggetti esterni possano accedervi, non vi sarà possibilità di nessuno, cioè da parte di nessuno, di guardare questi materiali, neanche da parte dell'unità nazionale.
E per questo motivo vi dicevo di fare attenzione alla modalità pubblica. Vi faccio un esempio. Questo Twin Space, che è l'area di lavoro di uno dei miei progetti, in modalità pubblica, vedete, che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere il diario del progetto, quindi tutto il diario del progetto e alcune pagine. Perché? Perché nell'impostazione delle pagine, come vi farà vedere più tardi Cira Serio, avete la possibilità di decidere a chi far vedere quelle pagine. Quindi navighiamo velocemente nell'ambito di questo ambiente virtuale, nell'ambito del Twin Space. Allora, abbiamo, come vi dicevo, i membri. Quindi i membri sono tutti i partner del progetto, però non solo i partner del progetto, in quanto gli stessi partner hanno la possibilità di invitare, vedete, invita utenti, di invitare altri utenti. A questo punto però vi faccio una precisazione. Se siete membri del progetto, se siete partner insegnanti, docenti non amministratori, non avrete la possibilità di invitare insegnanti, alunni e visitatori. Avrete soltanto la possibilità di invitare gli alunni. Quindi, quando venite inseriti in un progetto, quando vi inserite, dovete fare attenzione a questo, perché c'è una differenza fra i membri che sono, vedete, insegnanti, vi faccio vedere subito, i membri che sono semplicemente insegnanti, dai membri che sono invece insegnanti amministratori. Potete notare in questo progetto, io ho reso tutti gli insegnanti amministratori, guardate, perché volevo dare a loro la possibilità di agire in modo quanto più completo possibile all'interno del progetto. Se posiziono il ruolo dell'insegnante togliendo la qualifica di amministratore, ci saranno delle ristrettezze. Fra queste ristrettezze, appunto, vi segnalo subito questa, la possibilità di invitare. Quindi, se non siete insegnanti amministratori, potrete invitare soltanto alunni, non anche visitatori. Visitatori chi sono? Possono essere le famiglie, i genitori, possono essere degli esperti che collaborano al progetto, esperti esterni della scuola. E per quanto riguarda l'invito degli insegnanti, vi faccio notare che avete la possibilità di invitare insegnanti che, per esempio, provengono, che non sono della community di Twinning e neanche insomma, degli Twinning Plus, quindi che, per esempio, provengono dall'Indonesia, da Hong Kong, dall'India. Quindi avete la possibilità di invitare anche questi insegnanti. Andiamo avanti, quindi passiamo alla modalità di comunicazione a cui vi facevo riferimento prima, il live. Il live vi dà la possibilità, come per esempio, visto che comunemente si usa lo Skype nei progetti e-twinning, però questo ritengo sia sbagliato perché c'è questo spazio che è veramente molto molto utile e funziona benissimo, attraverso il quale si possono attivare proprio delle videoconferenze. E qui c'è anche una limitazione che vi dicevo prima: se siete insegnanti amministratori, partner amministratori, avete la possibilità di creare eventi live, altrimenti no, se siete soltanto insegnanti non potete farlo. Il forum, ancora ulteriori possibilità di comunicazioni per lo svolgimento del progetto, quindi in quest'area di lavoro del progetto, la comunicazione attraverso i forum. E c'è la possibilità quindi di andare a creare dei forum, degli argomenti di discussione. Vi faccio anche qui la differenza, poi del forum vi parlerà dopo anche del live François Altamura, però io vi dico soltanto la differenza fra il membro che è un amministratore, quello che non è amministratore. L'amministratore potrà aggiungere dei forum, il docente che invece non è amministratore potrà soltanto creare nuove discussioni all'interno di un forum già esistente. Andiamo all'area materiali. Dell'area materiali vi parlerà dopo Angela Capezzuto. Io velocemente vi dico che l'area materiali è un archivio, io lo chiamo il magazzino. Perché? Perché ci dà la possibilità di inserire tutte le immagini, i video,
i file, anche i file che avete la necessità, vedete, di caricare per il vostro progetto e che poi comunque non devono restare qui. Vi servono queste immagini, questi video, questi file, vi servono per andare ad implementare le pagine, quindi ad arricchire le pagine di cui poi vi parlerà Cira più tardi, tutte le pagine che si vanno a creare. Quindi nell'area materiali vanno inseriti tutti i documenti, tutti i video, le immagini che ci serviranno per arricchire le pagine del progetto. Ancora andiamo avanti, quindi per quanto riguarda le pagine, vedete le pagine del progetto, le troviamo lateralmente e vi faccio anche qui una differenza fra il membro amministratore e il membro non amministratore, perché il membro non amministratore non può cambiare per esempio l'ordine delle pagine, può crearle ma non può cambiare l'ordine delle pagine, vedete qui c'è la possibilità di cambiare l'ordine, quindi vedete ci sono delle piccole differenze. Per questo magari nel momento in cui sarete inseriti in un Twin Space e dovete trovarvi di fronte a difficoltà a compiere determinate attività, potete contattare il fondatore oppure uno dei docenti amministratori e chiedere di essere inseriti come insegnante amministratore. Vi faccio una panoramica generale della home page perché voglio segnalarvi in particolar modo, quindi dopo aver visionato la parte relativa ai membri, il live, il forum, i materiali, le pagine, fondamentale è l'area, vedete, del diario del progetto. In quest'area qui, io consiglio sempre, di inserire man mano, gli interventi nell'area virtuale, cioè trattandosi di un diario di bordo, no, del progetto, io ritengo opportuno inserire, ciò che si fa. Dare indicazioni di ciò che si è fatto. Ovviamente poi le attività, i materiali, quindi i video, magari più immagini, i documenti, dovranno essere inseriti nelle pagine dedicate allo sviluppo del progetto. Però io dico il diario di bordo è quello che serve per dar traccia delle vostre attività, quindi per dire anche semplicemente con un post per dire oggi. Oggi abbiamo realizzato questa attività, oppure vedete qui ci sono sono state inserite alcune fotografie, però man mano quando si interviene all'interno del progetto io consiglio sempre di dare traccia della propria presenza all'interno del progetto. Per quanto riguarda invece l'ultima segnalazione che vi faccio è quella relativa alla bacheca dell'insegnante. Vedete qui ci sono dei messaggi che gli insegnanti si scambiano in merito allo svolgimento del progetto. Quindi non sono, diciamo, riferimenti alle attività che si stanno svolgendo, che invece andranno inserite nel diario, ma sono messaggi che gli insegnanti si scambiano, per esempio, magari se decidono di aprire un argomento nel forum, possono indicarlo qui, nella bacheca degli insegnanti, oppure se intendono magari organizzare un live, quindi possono dire scambiarsi delle opinioni sull'organizzazione di un live. Io penso di aver esaurito diciamo, questa panoramica sul Twin Space, anche perché, come vi dicevo prima, ci sono tutte le mie colleghe che ora entreranno nello specifico, quindi vi faranno esattamente entrare nel vivo di tutte queste aree del Twin Space, quindi membri, live, Perfetto. forum, materiali e le pagine. Vi saluto tutti e resto a disposizione nella chat. Grazie mille Brigida per questa introduzione, per questa, diciamo, visione d'insieme del Twin Space. Quindi ricordate, come ha sottolineato Brigida, sempre la differenza tra il diario di progetto e la bacheca insegnanti, quindi l'utilizzo della bacheca insegnanti come di uno spazio per i messaggi, la messaggistica appunto, tra gli insegnanti membri del progetto, invece il diario di progetto che è un'altra
una sezione che rimane sempre visibile anche al pubblico, è l'unica parte che rimane sicuramente visibile al pubblico del vostro Twin Space, e quindi in questo caso dovrete postare, se volete, ad esempio, i risultati del progetto man mano che va avanti, ma non messaggi e scambi privati. Ecco, continuiamo la nostra panoramica andando nello specifico, stavolta invece a vedere come funziona la gestione dei membri all'interno del Twin Space. Ci parlerà di questo il nostro ambasciatore Twinning, Alessandro Ruffino. Sì, Alessandro, ciao, buonasera. ciao, eccomi Ciao. presente. Non so se si sente, buonasera a tutti. Sentiamo Allora, perfettamente, vai pure. perfetto. Allora, come ha detto la collega che mi ha preceduto precedentemente, io vi parlerò di come gestire, di come invitare e gestire i membri all'interno del Twin Space. Quindi, una volta presentato il progetto, vi hanno autorizzato il progetto, avete il vostro Twin Space, che è l'unico ambiente di apprendimento a cui possono partecipare gli studenti. E non solo. Quindi, una volta entrati nel vostro Twin Space, se volete invitare a far parte di questo Twin Space sia gli alunni o altri membri, dovete andare sulla sezione Members. Intanto settiamo la lingua, ecco, mettiamo italiano, quindi membri. Da questa sezione ci dà tutta una serie di informazioni. Ora io già qua ho inserito, anche perché questo è un progetto già ultimato, chiuso, così posso inserire anche e farvi vedere come registrare un alunno. Dicevo che ci dà anche delle informazioni. Mi dice quanti sono in totale i membri, 63 membri, di cui 7 sono insegnanti, 56 alunni, 0 visitatori. Poi qui ci sono due funzioni, uno è invita utenti e l'altro invece è contatta tutti i membri, poi questo magari ve ne parlerà qualche altro ambasciatore. Allora io mi soffermo su questo, invita utenti. Se io clicco qua, come vi ha fatto vedere già la collega, io essendo anche docente fondatore, quindi uno dei fondatori di questo progetto, ho attive tutti e tre. Nel senso che posso invitare sia insegnanti, ma dal Twin Space posso invitare solo insegnanti che non fanno parte dell'area, diciamo così, e-twinning, no? Dei paesi dell'Unione Europea più i 6 paesi del e-twinning Plus. Perché? Perché gli insegnanti che fanno parte, i docenti che fanno parte dell'area dell'Unione Europea e dei paesi delle Twinning Plus, bisogna invitarli e gestirli dalla piattaforma Twinning Live, e poi vi faccio vedere come. Qui posso invece invitare docenti di altri paesi extraeuropei. Poi posso invitare gli alunni e dei visitatori. Visitatori sono diciamo non docenti, possono essere genitori. Immaginate, per esempio, un progetto nella scuola primaria o scuola dell'infanzia, quindi dare l'accesso anche ai genitori di questi bambini e andare, dare loro la possibilità di vedere quello che viene realizzato all'interno di questo progetto e-twinning. Per quanto riguarda gli alunni, basta cliccare sulla parola alunni che si apre questa finestra invita alunni. Quindi basta inserire il nome e cognome dell'alunno, oppure per una questione di privacy non voglio mettere nome e cognome dell'alunno, posso mettere classe e sezione di cui fa parte l'alunno, e poi andare a creare la login e la password. Per esempio, se io metto Mario Rossi, faccio verifica se già non è stato inserito all'interno della piattaforma Twinning, credo che qua sia il 39esimo inserito, quindi mi dà mario.rossi.39, questo è il nome utente con il quale poi l'alunno deve inserire login, e la password invece viene, come dire, così codificata dall'insegnante stesso,
e quindi non deve essere inferiore a 6 caratteri, come vi dice qua, inserisci una password, assicurati che sia lunga almeno 6 caratteri, non bisogna mettere caratteri speciali, tipo, che ne so, virgole, accenti. Quindi normalmente io metto Mario 1 e confermo. A questo punto io ho inserito l'alunno. Mi dice tutti gli alunni sono stati invitati, ho inserito l'alunno Mario Rossi e poi consegnerò all'alunno login e password e ovviamente il link per poter entrare nel TwinSpace. Se volessi inserire per esempio tutta la classe, basta cliccare su questo più, vedete, in automatico invece di fare ogni volta la verifica dell'alunno, basta, ecco, cliccare qua e vado ad inserire nome e cognome, poi alla fine verifica e vado a mettere le varie password per singolo alunno. Quindi questo per quanto riguarda gli alunni. Poi, se invece volessi invitare un visitatore, anche qua, sia per gli alunni che per i visitatori, non occorre un'email. Quindi anche per i visitatori sono sempre io che vado a creare la login con sempre nome e cognome, la stessa cosa per quanto riguarda gli alunni. E poi vado a mettere la password che consegnerò al genitore, anche con il riferimento del link dove deve andare per potersi loggare. Mentre per quanto riguarda gli insegnanti che fanno parte di altri paesi extraeuropei, perché se io volessi per esempio inserire un docente, un collega per esempio dell'Italia, e io clicco qua Italia, questa l'ho superata, eccola qua, mi dice che da qua, ecco, vedete, gli insegnanti di questo paese sono coperti dai Twinning e quindi non è possibile farlo da qua, ma attraverso la piattaforma Twinning Live, che adesso vi faccio, che già vi ha anticipato la collega Ciriello, ma che ora adesso vi farò vedere. Mentre da qua posso fare solo quelli di altri paesi. Poniamo il caso che ho un collega che voglio far parte di questo, renderlo partecipe a questo progetto, per esempio, dell'Afghanistan, per dire. Allora, in questo caso, per poterlo invitare, occorre un indirizzo email. Quindi, inserendo il suo indirizzo email, poi vado a registrarlo con nome e cognome. Le arriverà al suo indirizzo email le credenziali per potersi per poter diciamo loggarsi in questo TwinSpace. Mentre per quanto riguarda gli altri docenti, perché all'inizio siamo, come vi è stato già detto, sono due i docenti fondatori e vogliono inserire altri docenti partner che già, come dire, a priori, prima della presentazione del progetto, eravamo in 3-4 che abbiamo lavorato su questo progetto, solo due possono, uno registrare il progetto e l'altro il cofondatore. Per poter inserire gli altri docenti bisogna andare nella sezione progetti, andare a cercare il progetto che mi è stato appena autorizzato, ecco io faccio qua, e tra le varie funzioni che ci sono attive nel progetto, e quindi devo essere ovviamente il docente fondatore, perché vedete in quest'altro io non sono un docente fondatore ma sono partner, vedete che le funzioni sono molto meno rispetto a questo. Per esempio io in questo dove non sono fondatore non posso chiudere il progetto, dove sono fondatore invece posso chiudere. Allora, per poter aggiungere uno o più partner, devo andare nel tasto Aggiungi uno o più partner. Clicco qua e posso aggiungere tutti quei docenti che rientrano tra i miei contatti. Quindi quel docente che voglio aggiungere, prima di tutto, deve chiedermi o far parte dei miei contatti. Allora, se vado a registrare questo collega, per esempio, ecco, vado sotto cliccando su invita, quindi sulla campanellina, come vi diceva la collega, comparirà, dice Alessandro ti ha invitato a far parte del progetto, e poi andando sempre su progetti, ritornando sempre in nel mio progetto, ecco qua, posso andare a gestire i partner, cioè qui vado anche a, vedete qui il collega che ho appena inserito,
Alessandro Giglio, dice status in attesa, e da qua io posso gestire, cioè cambiare il loro ruolo di membri del progetto, quindi passarli, che ne so, da semplice docente a docente amministratore, cambiare il loro ruolo, aggiornarlo, rimuovere anche. Ora, in questo caso, per evitare che il collega magari si inserisca in un progetto già chiuso, io cancello questo invito, così era per farvi vedere come funzionava. Quindi da qua posso solo esclusivamente invitare i docenti che sono coperti da eTwinning e da eTwinning Plus. Ritornando nel Twin Space, credo per quanto riguarda i membri, ecco, un'altra cosa importante: una volta che voi, ritornando al discorso degli alunni che ho inserito a far parte del Twin Space, io posso con questo tasto esporta l'elenco degli alunni invitati, me lo esporta in formato Excel. Quindi se io clicco su questo, vedete qua, mi dice download questo file in Excel, e qui compariranno tutti i nomi degli alunni che ho inserito, solo i miei ovviamente alunni, con password e login, con login e password, che poi magari, che ne so, taglierò a striscette per consegnarle ai ragazzi per poter entrare nel Twin Space. Io, essendo docente fondatore, vedete, ho tantissime funzioni che posso cancellare anche i vari membri del Twin Space, resettare le password solo dei miei alunni che ho inserito, e posso anche cancellare quindi del tutto, che ne so, altri colleghi che ho invitato. L'unica cosa che non posso fare è quello di eliminare, per esempio, il docente cofondatore. L'unica cosa, ecco, quella non è possibile farlo. Non so, io credo di aver detto tutto. Sì, Alessandro, direi che hai fatto una carrellata completa per quanto riguarda la gestione dei membri all'interno del Twin Space e come invitare i membri, come hai fatto giustamente vedere, diciamo dalla maschera che si trova sui Twinning Live relativa ad ogni progetto. Grazie ancora quindi ad Saluto tutti allora. Alessandro Ruffino. Grazie Grazie. a te. Buon pomeriggio. Allora, a questo punto iniziamo a vedere come invece si possono creare e gestire le pagine del Twin Space, quindi le pagine dove poi di fatto viene caricato il lavoro e vengono caricati i materiali relativi alle attività che sono state effettuate con il progetto. Ha avuto qualche problema l'ambasciatrice Cira Serio ad essere presente qua con noi, quindi diamo la parola, molto gentile, l'altra nostra ambasciatrice, Angela Capezzuto, che ci parlerà quindi anche di questa parte. Angela, puoi provare ad Ci attivare il sono. tuo microfono. Ci sono, mi dispiace per Cira, non lo so che è successo, diciamo che siamo molto amiche e abbiamo creato insieme uno spazio Twin Space proprio per far vedere ai docenti, ai nuovi e-twinners, come funzionano i Twin Spacing per questo motivo, proprio per far vedere come funziona. Allora, io condivido il mio schermo, penso Bene, che adesso è visibile. vediamo lo Ok, schermo, fai allora, pure. praticamente questo è un spazio abbastanza artificiale che ci siamo creati per far vedere tutti quanti voi come funziona il tutto, però insomma intanto fa vedere insomma tutto quello che è normale vedere nella Twin Space. Allora, per quanto riguarda tutti i partecipanti, i docenti che sono amministratori, possono creare delle pagine. Gli amministratori sono quelli là che sono nella parte attiva e che sono stati investiti di questo ruolo dai fondatori. Quindi i fondatori sono automaticamente abilitati a creare le nuove pagine. E poi anche quelli là che poi vengono investiti di questo ruolo di amministratori da parte dei fondatori. Allora, per quanto riguarda creare le pagine, ovviamente è facile vedere dove si va a vedere, dove si va a creare la pagina. Quindi cliccando su Crea la pagina,
esce fuori questa schermata qua. La schermata, come la prima cosa da fare in questa schermata è per poter lavorare e proprio poter salvare la pagina e chiamarla, dargli un titolo. Per esempio, io per far vedere faccio nuova pagina e quindi poi una cosa importante qua, ne ha parlato già Enrica per quanto riguarda diciamo se la pagina è pubblica, quando noi andiamo a navigare in modo pubblico o in modo normale, si vedranno o no le pagine. Quindi se io vado a cliccare su Fit in Safe Space, no, chi, oh, questo l'ho fatto in inglese, scusatemi, sono inglese, quindi metto in italiano. Ok, chi può vedere questa pagina? Allora, pagina. Ok, quindi. Sì, vabbè. Ok, allora, chi può vedere questa pagina? Cliccandoci sopra, solo io e gli amministratori, oppure i membri dello TwinSpace, oppure tutti quelli là sotto in TwinSpace, che significa il pubblico. Se lo voglio far vedere da tutti, specialmente se io ritengo che sia importante anche per quanto riguarda la commissione che poi giudicherà il progetto dopo, è importante anche poter avere questa visibilità. Quindi io la metto, posso cliccarci sopra e ovviamente cliccando su questo tasto è importante che io ho il Scusa, copyright su tutte quelle ti che. interrompo un Sì. attimo, giusto per dirti, ci stanno segnalando, forse hai il volume del microfono leggermente basso, potresti provare ad Passo. alzarlo? Sì, Sicuro, sicuro. no, dal menu in alto, il simbolino del microfono verde dovresti avere in alto, accanto al simbolo degli altoparlanti. Da lì, cliccando, dovresti poter avere l'opzione regola Non volume ci riesco. microfono. No, non ci riesco. Aspetta. Vedi? Sai dove c'è proprio Lo apro. l'icona? Esatto. Sì, ecco, me lo apro. Sì, l'ho aperto. Regola volume microfono. Esatto. E lo alzi da lì. Ok, allora Ok? ritorniamo. Meglio. Perfetto, grazie. Adesso si sente, no? Allora, torniamo un attimo allo schermo. Ok, allora qui abbiamo detto che per poter far vedere a tutto il pubblico dobbiamo cliccare su tutto il TwinSpace, tutto l'internet e quindi di darmi l'ok per indicare che noi abbiamo il copyright sul materiale che noi, cioè sotto la nostra responsabilità mettere tutto il materiale di cui noi deteniamo il copyright. Va bene, quindi questo è per quanto riguarda chi può vedere questa pagina. Qua è importante sapere, per esempio per i bambini piccoli, per chi partecipa nelle scuole elementari, i bambini piuttosto piccoli, non è una buona idea dargli i diritti di poter modificare le pagine perché succedono delle, per esempio, che vengono cancellate, lavori, tutto il resto. Quindi dovete decidere chi può poter caricare le cose, insomma, cambiare. Modificare queste pagine e qua dove dobbiamo semplicemente spuntare le persone che noi riteniamo che siano quelli là che possono insomma, accedere a questo diritto. Quindi questo per quanto riguarda chi può vedere e chi può modificare la pagina. Per quanto riguarda tutto il resto è semplice, possiamo digitare qualunque cosa vogliamo, cambiare perché qua abbiamo tipo un modificatore di testo sopra, quindi non ci sono problemi, più o meno conosciamo come funziona in Word e più o meno sono le stesse cose. La cosa che dovete stare attenti è anche se non vogliamo caricare altre cose, poi se ne parlerà Elena Pezzi. Praticamente dobbiamo agire su questi controlli qua. Lei poi spiegherà in modo migliore quale sia la modalità di poter anche incorporare tutte quelle che noi abbiamo creato anche su siti diversi. Questo è importante perché per quanto riguarda
lo Twin Space, proprio questo fatto di essere un sito protetto, fa sì che, insomma, vengano affidati anche i bambini che possono essere, che sono minorenni. E quindi no, possiamo stare sicuri sui contenuti che loro possono vedere e su cui possono agire. Quindi tutto quello che incorporiamo in queste pagine, è importante perché non devono lasciare il sito in nessun modo. Quindi è sempre una buona norma poter incorporare le cose. Di questo poi parlerà, Elena Pezzi. Per quanto riguarda la pagina, poi, una volta che noi abbiamo creato la pagina, la dobbiamo salvare ovviamente, se no non esce fuori. Vedete che appena che io clicco su salvare, esce fuori il nome, il titolo della nuova pagina. Ora, per essere puliti, ordinati nei nostri progetti, dobbiamo innanzitutto capire come andrà a navigare la persona che entra in questo progetto, per non perdersi, per capire la funzionalità e le attività che sono state fatte. E quindi noi possiamo creare nuove pagine singolarmente, però non è una buona idea perché quando sono tanti allora non si capisce più niente. Quindi si possono creare le cosiddette sottopagine. Quindi io vado a creare la nuova pagina. Ecco, la prima pagina ovviamente non posso creare una sottopagina perché non c'è stata, non ci sono altre pagine su cui noi possiamo creare una sottopagina. Però io se vado a cliccare un'altra volta su una, crea una nuova pagina, la posso far diventare, vedete qua, questa parte qua, renda la nuova pagina una sottopagina. Quindi, per esempio, io questo lo chiamo sottopagina. Di nuovo, tutto su TwinSpace. E qua resto uguale, quindi va bene così. Clicco alcune cose qua e la salvo. Mo, per farla sottopagina, faccio una sottopagina della nuova pagina. Quindi vado a cliccare là, la salvo. E quindi ecco qua, abbiamo la nuova pagina con la sottopagina. Quando io vado a home page, praticamente esce solo, si vede solamente la nuova pagina. E solamente se io vado a cliccare su pagine, esce fuori la pagina e la sottopagina. Va bene, quindi questo è perché quando riguarda la navigazione, che è sempre utile perché poi così possiamo ordinare il nostro progetto a secondo dei, tra virgolette, i moduli. Quindi moduli con tutte le varie attività dei vari moduli. Va bene, quindi è un modo come un altro per essere ordinati e rendere tutto navigabile e ben disposto al visitatore e alle persone che poi devono giudicare questo progetto se voi chiedete il quality label. Va bene, allora, quindi qua abbiamo fatto tutto per quanto riguarda le pagine. Ora, quello che spettava a me è farvi vedere un attimo come caricare i materiali in queste pagine. Quindi io vado a vedere la mia. Vado a cliccare, ok, su questa sottopagina, la modifica e va bene, dice in questa pagina io ho finito un lavoro e voglio vedere prima come fare per incorporare in questa pagina che io ho creato. Quindi vado a cliccare sui materiali. I materiali sono quelli che creo io, non quelli che vado a pescare o altri siti su cui ho creato queste cose. Quindi immagini, che cosa vedo quando io vado ad aprire i materiali? Vedo che ci sono tre sottopagine. Questo qua è il primo. E l'album, cioè anzi la sezione delle immagini. Ora, in questa sezione delle immagini io posso ovviamente caricare tutti i formati che vengono accettati nello TwinSpace. Questi sono praticamente JPG, JPEG, GIF e PNG. Ok, quindi massimo possono arrivare fino a 2 mega. Se io voglio Se voglio andare a vedere, posso creare anche diciamo delle cartelle. Per esempio, io ho un progetto adesso dove noi stiamo lavorando con i fumetti, quindi delle immagini,
e ci sono una montagna di immagini. Potete immaginare quanto tempo ci vuole per caricare. Per evitare che ci vuole troppo tempo il caricamento, si può creare un album, un folder diverso per ogni classe, per ogni gruppo, a cui possono, insomma, possono accedere e possono, esce fuori comunque questa immagine qua dove si può caricare. Quindi cliccandoci sopra, posso caricarli attraverso questo collegamento, altrimenti posso anche trascinarlo dal mio desktop o quello che sia. Quindi cliccando su carica immagine, io per esempio posso caricare un'immagine, ok? Quindi apro questa immagine e vedi che quando è troppo pesante ve lo indica, quindi è inutile, la mia era troppo grande, quindi fino a 2 megabyte è il massimo che voi potete caricare. Qua, se cliccate su i, l'informazione vi dice tutto, quindi non siete mai lasciati soli, è tutto lì per voi. Voi potete semplicemente leggere e capire le cose che voi potete aggiungere. Io cerco di caricare qualche altra cosa. C'è niente. C'è niente sul desktop. Ah, ecco. Ok, allora, per esempio, posso caricare questo che non è troppo grande e quindi lo carichi velocemente ed è qui. Ok, allora questo per esempio è una delle mie immagini. Allora, come faccio a mettere questa immagine nelle pagine? Allora, cliccando su pagine, modifica la pagina, clicca su questo che è la spilletta, e l'unico materiale che ho è questo qua, quindi clicco su questo ed ecco qua. Quindi è semplicissimo, io quando era nuova all'e-training non ho avuto mai problemi con questo, è facilissimo da fare, dovete solamente rispettare la dimensione del file che voi andate a caricare. Ok, questo per quanto riguarda le immagini. Per quanto riguarda i video non si possono aggiungere direttamente. Se io vado a cliccare su aggiungi video, come vedete esce fuori che cosa? Tutte le informazioni che voi dovete avere per poter caricare il vostro video. Il video può essere caricato su YouTube, su Vimeo o Dailymotion. Ora io, per quanto riguarda YouTube, l'unica cosa che lo differenzia da Vimeo è che YouTube normalmente non ha il password, quindi non potete metterci il password per vedere magari un video di cui non volete far vedere i contenuti agli alunni più piccoli, non lo so, insomma, che voi volete far vedere solo ai docenti per qualche ragione o un'altra, non c'è possibilità di fare questo. Invece con Vimeo potete metterci diciamo, il password di accesso e potete dare il password solamente alla persona a cui voi volete far vedere il video. Per quanto riguarda YouTube, anche questo magari vi preoccupa il fatto che mettendolo su YouTube potreste vedere tutto il pubblico, potete ovviare a questo, non lo potete fare assolutamente privato, se lo fate privato non si vedrà sul vostro TwinSpace. Mi dispiace, però non è possibile. Però quello che potete fare è che lo potete rendere non indicizzabile, cioè praticamente il pubblico non può trovarvi quando mette una parola chiave, quindi praticamente è privato, almeno che non sappiate esattamente come si chiama. Quindi questo fa sì che lo rende abbastanza, diciamo, non trovabile su net. E potete metterci, dovete solamente aggiungere l'URL del vostro video e lo cliccate qui e poi cliccate sulla freccia e il vostro video si carica. Quindi non è così difficile.
Quindi mi raccomando, non si può caricare un video direttamente su TwinSpace, ma devono essere i gestori a poter farla caricare. Quindi per quanto riguarda i file sono vari, che PDF, text, doc, docx, PPT, PPTX, XLS, XLXS e zip. Quindi qua invece qua potete caricare file abbastanza grandi, fino a 20 mega, e per esempio qua possono essere anche, per esempio io in passato l'ho usato per crearmi dei file, per esempio Excel, quando abbiamo fatto il chat, e gli altri partners possono vedere che se magari pare che non hanno potuto assistere a questo chat, possono vedere più o meno quelle che hanno detto gli alunni durante questo chat. Ecco, io sono arrivato alla mia penso che abbia detto tutto abbastanza. Direi di sì. Anzi, sei riuscita anche a farlo abbastanza in fretta. Siamo un po' stretti, sì, con i tempi. Quindi grazie mille anche perché hai dovuto. Di niente, va bene. Grazie mille. Ecco, ne approfitto per dire una cosa. Intanto, visto che ne stava parlando ora proprio Angela, ecco, vedete, fate sempre attenzione all'interno del TwinSpace, quando vedete delle piccole i accanto ad esempio ai titoli di alcune sezioni, ad esempio per quanto riguarda i materiali, ecco, se cliccate su queste i ci sono sempre informazioni più specifiche riguardo a quella determinata sezione. Nel caso del caricamento dei materiali, ad esempio, potete avere più informazioni sulle estensioni dei file che sono permesse all'interno del TwinSpace. Un altro paio di cose, visto che qualcuno ne parlava in chat e chiedeva: dobbiamo creare adesso una pagina del TwinSpace? Allora, avrete, al termine di questo incontro online, attiveremo la sezione, la seconda sezione delle esercitazioni previste per questo corso, e all'interno di questa quindi nuova sezione potete trovare delle pagine di prova che abbiamo messo proprio a disposizione per voi. Sono delle pagine vuote dove potete sbizzarrirvi e diciamo simulare delle possibili pagine di vostri progetti e capire un po', quindi iniziare a capire come funzionano le varie opzioni, le varie funzioni che avete visto durante il webinar di oggi. Altra cosa, sappiamo e stiamo andando molto veloce, purtroppo abbiamo a disposizione solo 3 incontri online per dare una visione più possibile ampia delle potenzialità e delle funzioni di Twinning. Non vi spaventate, perché appunto questo è un webinar che per forza di cose deve presentare un po' tutti i contenuti in poco tempo, ma avrete innanzitutto possibilità di rivedere le registrazioni e poi avete tutto il tempo che volete per esercitarvi e per quindi sperimentare l'utilizzo di Twinning Live e dei TwinSpace di progetto. Dopo Angela Capezzuto passo la parola ad Elena Pezzi, nostra ambasciatrice dell'Emilia-Romagna, che vi farà vedere una funzione in più che ci ha già anticipato Angela, che è quella del cosiddetto embedding, dell'incorporazione di contenuti esterni all'interno delle pagine del TwinSpace. Lascio la parola quindi ad Elena. Elena, prova a parlare, non so se hai attivato. Ok, sono qui, mi sentite? Benissimo, ti sentiamo forte e chiara. Mi sentite? Pure. Ok. Sì? Bene, allora, ciao a tutti, io sono Elena Pezzi, sono ambasciatrice in Emilia-Romagna e penso che si veda la pagina del TwinSpace, che è quella che abbiamo per la nostra regione come spazio di prova quando appunto facciamo corsi e esercitazioni insieme agli Twinners della nostra regione. L'ho aperta perché, come prima Angela vi ha fatto vedere in una sua pagina del TwinSpace,
Il mio compito per oggi è quello di farvi vedere come si possono incorporare degli altri contenuti, degli altri materiali che non siano quelli, come vi ha fatto vedere Angela, già caricati all'interno della sezione materiali nella piattaforma del TwinSpace. Quindi, se io ho un materiale che non è immediatamente riconducibile ad un file da allegare, diciamo così, ma è un'applicazione web, posso incorporarlo all'interno della pagina del TwinSpace appunto come elemento multimediale. Angela vi ha già fatto vedere una possibilità che è quella, appunto, andando su materiali, di inserire il video da YouTube, ma io posso anche seguire un'altra modalità di inserimento dello stesso video di YouTube o di altre applicazioni, quali ad esempio, immagino che tutti quanti conosciate Padlet, che per un progetto eTwinning si può rivelare una risorsa molto utile. Allora, partiamo dall'inizio. Nella nostra pagina, come vedete, ho aperto una sottopagina, Corso Online 2017, e quindi adesso clicco su Modifica pagina perché voglio inserire appunto questo contenuto esterno. Ad esempio, voglio inserire il Padlet, un Padlet che ho creato così come semplice esercitazione. Allora, voi sapete appunto che Padlet è questa bacheca condivisa in cui si può scrivere collaborativamente, strumento assai utile quando vogliamo che i partecipanti al progetto esprimano le loro idee e quindi decido di incorporare questo strumento all'interno della pagina del TwinSpace. Come vedete, Padlet ha una sezione, un pulsante che si chiama Condivisione. Clicco su Condivisione e clicco su Condividi, esporta, incorpora. L'importante è riuscire a trovare sempre il famoso codice di incorporamento o codice embed, come viene anche chiamato in inglese. Il codice embed è caratterizzato da questi due segni di minore e maggiore. Clicco su Incorpora e mi si presenta questo codice HTML lunghissimo, di cui però io non mi preoccupo, nel senso che non devo capire cosa c'è scritto dentro, ma semplicemente lo copio. Quindi clicco su Copiare, torno nel TwinSpace e come vi ha accennato prima Angela, purtroppo io ho messo il mio TwinSpace in italiano, ma alcune voci mi sono rimaste in spagnolo. Io insegno spagnolo e si vede che il mio TwinSpace ormai si è settato con questa lingua. Allora, nel vostro TwinSpace voi avrete scritto qui sorgente e comunque lo vedete perché è caratterizzato da questo segno di minore e maggiore che appunto identifica tutti i codici embed. Quindi clicco su sorgente. E a questo punto mi compare la visualizzazione appunto HTML e non la visualizzazione editor come è normalmente invece quella che mi permette di modificare, di aggiustare il formato, il layout della pagina. A questo punto incollo il codice lunghissimo embed che ho copiato dal mio Padlet, riclicco su sorgente per vedere se ho fatto bene e infatti vedete che incollando questo codice automaticamente il mio Padlet, quindi il mio elemento multimediale, è stato inserito direttamente nella pagina del TwinSpace. Ripeto, è una soluzione molto utile nel momento in cui noi vogliamo utilizzare un elemento esterno per fare collaborare, ad esempio, gli studenti all'interno del progetto o quando voglio incorporare un contenuto esterno che sia, ad esempio, una presentazione in Prezi, un'animazione con Powtoon, cioè qualunque elemento multimediale che abbia appunto come caratteristica quella di avere un codice embed. Se volete, possiamo rifare la spiegazione con un altro oggetto, ad esempio,
Ad esempio, anche se avete visto che un video di YouTube può essere inserito attraverso la sezione materiali, anche per un video di YouTube si può fare nello stesso modo, ovvero andare sul canale di YouTube, qui ho messo musica zen perché alle 18:23 penso che tutti quanti ne abbiamo abbastanza bisogno, di nuovo vado a cercare il pulsante condividi, clicco su condividi, vado a prendere codice da incorporare, me lo dà già selezionato, lo copio, Ctrl-C, torno nel TwinSpace, clicco su sorgente, mi posiziono in questa posizione, incollo, riclicco su sorgente ed ecco che l'altro contenuto esterno, YouTube, il video di YouTube è stato incorporato in modo tale che semplicemente cliccando sul pulsante play può essere rivisto senza bisogno di andare a cliccare su un link, eccetera. Quindi io direi che, visto che questa era la mia parte, diciamo così, che vi dovevo spiegare, ovviamente alla fine clicco su salva nella mia pagina ed ecco che compare la pagina con il contenuto esterno del video di YouTube e il Padlet con la possibilità, ad esempio, di scrivere qualcosa in diretta senza bisogno di dover avere l'indirizzo del Padlet, perché in questo modo noi l'abbiamo incorporato direttamente nel nostro progetto. Io a questo punto direi che interrompo la condivisione, spero di essere stata abbastanza chiara e soprattutto di non avere rubato troppo spazio e troppo tempo. Sei stata chiarissima e sei stata nei tempi, assolutamente. Quindi grazie ancora e vediamo, lascerei a questo punto la parola a Françoise Altamura. Ecco, vorrei dire, scrivendo in chat, non c'è una lista dei partecipanti pubblica per voi del corso che potete consultare, non so perché qualcuno lo sta scrivendo, però avete all'interno del gruppo online del corso, ricordate che trovate, c'è innanzitutto un forum dedicato proprio a conoscere gli altri colleghi corsisti, e quindi all'interno di questo forum potete parlare con tutti gli altri partecipanti e scambiarvi idee, opinioni, eccetera. E poi appunto all'interno, tra i membri, nella sezione membri del gruppo del corso, trovate l'elenco di tutti i membri, non solo di questa edizione, ma anche della prima edizione del 2017. Vi potete trovare anche in questo. Bene, detto questo, allora ringrazio Françoise per la pazienza, visto che è l'ultima relatrice di oggi. Sì, forse andrò veloce. Vai pure, spero... Françoise. Ma mi sentite? Pronto? Ti sentiamo perfettamente. Ok, allora posso andare. Buonasera a tutti, sono Françoise Altamura, sono docente di conversazione francese e insegno nel Lazio. Adesso vi presenterò i forum e la chat è in live all'interno del TwinSpace. Per prima cosa, come vedete qua, abbiamo aperto la pagina del corso dove trovate tutto quello che andrò a dire, sta scritto qua. Dunque, se vi perdete qualcosa, se sono veloce, se non capite bene, a parte risentire la registrazione, potete anche rileggere tutto quanto qua. Se andate sulle pagine che sono qua, c'è il TwinSpace e poi è il numero 8, TwinSpace Forum e Live. Dunque trovate tutto, ok? Ho scelto di farvi vedere il forum e il live del gruppo perché
È lo stesso praticamente che all'interno di un progetto del Twin Space di un progetto. Dunque così non avete, non trovate qualcosa di diverso, è molto simile. Dunque lavorando sul gruppo vi troverete già il lavoro fatto quando aprirete il Twin Space. Vi volevo dire che perché è importante il forum e il live? Perché quando avrete i vostri progetti, eccetera, e che vorreste avere anche il Quality Label, nella domanda per il Quality Label c'è una rubrica che si chiama comunicazione scambio fra le scuole partner. Per questo è importantissimo non sottovalutare queste due sezioni. C'è proprio un elemento di valutazione e la comunicazione tra partner, e questo è molto importante. Qua vi ho aperto la pagina del dialogo del gruppo, perché? Perché ho visto che voi già lo praticate e il dialogo del gruppo dove c'è il messaggio di Giulia è praticamente un forum. Dunque, questo se voi l'avete già utilizzato, sapete già utilizzare il forum. Vorrei semplicemente ribadire, come hanno già detto le altre colleghe, che il diario del gruppo è la vetrina del vostro progetto. Dunque, qua non andrebbe messo, come abbiamo fatto noi nel gruppo, le diverse chat e i diversi fili di discussione. Però questo è un gruppo e il diario ha un altro... è un'altra modalità, un altro modo di fare. Questo deve essere chiaro. Dunque, se sapete usare il diario, sapete usare anche il forum. Adesso andiamo al forum. Io mi sono preparato un po' tutte le pagine così è più facile da aprire. Avete visto, già avete scritto nei diversi forum che sono qua. È semplicissimo. Voi ovviamente sul gruppo non avete questa parte qua perché siete, tra virgolette, studenti. Invece chi è creatore sia nel Twinspace che nel gruppo ha la possibilità di fare dei fili di discussione. Vedete qua ne abbiamo quattro e ben organizzati perché ognuno ha un determinato ruolo e vi consiglio di usare questo tipo di organizzazione nei vostri progetti. Dunque, semplicissimo, aggiungo forum, si apre un'altra pagina, scrivo prova, eccola qua, dopodiché scriverò che cosa ci faremo in questo forum, adesso faccio finto perché non servo, e dovrei cliccare su questo pulsantino salva. Ecco il mio forum fatto, ve lo faccio vedere perché dopo lo voglio cancellare, così imparate anche a cancellare. Eccolo qua, la mia prova, eccolo là, mi sono accorto che mi sono sbagliato, posso modificare qua quello che ho scritto, aggiungendo qualche N per esempio, risalvo, ok? Dunque vedete che c'è la possibilità anche di modificare dopo. Mi sono reso conto che ho scritto una stupidaggine e oppure abbiamo finito di fare tutta la chat è stata fatta col progetto, eccetera, ho tante chat aperto, posso anche archiviare questo forum e non è cancellato, è semplicemente non più visibile in questa pagina. Ok, archivio e così eccolo qua, non c'è più su questa pagina. Vi volevo segnalare che a destra abbiamo gli ultimi post scritto da tutti quanti, dunque se volete vedere i studenti che cosa hanno scritto, gli ultimi interventi li potete vedere qua, cliccando direttamente si arriva sulla pagina, e invece sotto ci sono i miei interventi, dunque mi posso ritrovare dove ho scritto io. Ho visto nelle diverse chat che molti di voi non ritrovano i loro messaggi. Dunque, vi volevo dire che, per esempio, su questa vedo tutti i messaggi qua, però non devo mettere che qua ci sono 15 pagine. Dunque, se non vedo il mio messaggio,
significa che sta su un'altra pagina qua sotto. E dunque non lo vedo perché la pagina ha solamente alcuni messaggi, non tutti. Questo è chiaro, dunque quando dite ah, non mi ritrovo il mio messaggio, è sparito, non lo caricate, eccetera, semplicemente probabilmente sta su un'altra pagina. Ok? Penso che ho detto tutto qua, se avete delle domande posso rispondere. Sì, l'uso ovviamente lo dovete usare con i diversi, diciamo, le diverse tematiche del vostro progetto, quel che andrete a fare, per esempio, di solito c'è sempre un forum per conoscersi, per scrivere chi siamo, o gli studenti si presentano, è molto, molto comune avere questo tipo di forum, di presentazione. Ok? Per quanto riguarda invece qua la parte live, abbiamo due altre rubriche. Volevo dire, mi sono messo degli appunti. Ah sì, può essere archiviato, l'ho detto. Ok. Per quanto riguarda qua chat e eventi live, se andate sul gruppo adesso e andate su, vedete il pulsantino, vai alla chat room, si clicca sopra e si può cominciare a discutere. Dunque io scrivo ciao a tutti e si può vedere anche tutti i partecipanti che entrano. Ok? Una volta che tutti i ragazzi, se avete dei momenti, potete proprio fare vedere ai vostri studenti la possibilità di questa chat e potete dire che per esempio durante una settimana la chat è aperta e che tutti quanti i ragazzi possono entrare a salutarsi. Alla fine del tempo che voi avete stabilito, potete, vedete qua, scarica la chat, la storia della chat, potete decidere di scaricare la chat di un certo periodo. Ovviamente qua nessuno ha fatto la chat, dunque ho la possibilità semplicemente di salvare la chat che ho scritto adesso. Se no, avete visto, scegliere la data dal 16, per esempio. Scegliete la data in cui pensate di aver, che i ragazzi hanno fatto la chat e potete esportarlo in HTML, scusate, che è praticamente una pagina web. Invece penso che questo qui è meglio perché così avete, vedete, l'ho salvato prima, avete un documento Excel che potete poi aprire e vedete tutte le persone che hanno quello che hanno fatto, chi è arrivato sulla chat e chi ha scritto. Ok? Per la chat ci sono domande? Finisce tra poco, quando ho finito io finisce. Per quanto riguarda qua il live, vi ho adesso preparato però vi voglio fare vedere prima di tutto come si fa. Allora, ovviamente questo pulsante, adesso se andate nel gruppo non lo vedrete perché voi siete studenti, dunque non lo potrete fare solamente quando avrete creato il vostro proprio Twin Space. Però è molto semplice, crea evento live, dunque io clicco sopra, metto un titolo, prova, indico che cosa ci andremo a fare in questo, per esempio andremo a discutere di un punto con i partner in particolare, oppure andremo a farci gli auguri di Natale, metto il numero di partecipanti che saranno presenti, 50, 10, eccetera, indico una durata, 30 minuti, un'ora, 90 minuti, non si può fare di più,
indico la data oggi, per esempio. Oppure nel futuro, ovviamente posso andare a giugno a prevedere anche un live, ok? E poi bisogna assolutamente cercare la fascia oraria, dunque disponibile. Dunque, adesso abbiamo solamente questa fascia disponibile. Clicco sulla fascia e salvo. Allora adesso non lo risalvo per non inquinare e mettere troppa roba dappertutto, ma possiamo ritornare indietro e vi faccio vedere che veniamo preparata una prova live webinar 30 maggio. Chi vuole può entrare nella chat room, eccola qua. Dunque non so se avendo due Adobe Connector insieme ci sarà un conflitto. Ecco la pagina, è già qualcuno, Giuseppe Frangiamore, si è già connesso. Ecco, dunque mi sentite ancora? Sì. E questo è lo stesso sistema che Adobe Connect che stiamo utilizzando noi adesso. Dunque voi fate, voi siete gli ospiti e potete condividere sullo schermo qua i documenti che volete. Penso che ho finito qua. Se avete delle domande, me le potete fare adesso. Come scrivete la relazione periculella? Molto interessante. Ok, comunque vi volevo dire che sono disponibile se avete bisogno di più chiarimenti a fare un live con voi su questo argomento in particolare, se volete. Ecco tutto. Vi lascio, ma ho aperto due connect e devo chiudere e non so qual è. Eccolo qua, mi sa che è questo. Grazie mille Françoise. Ecco, a proposito delle domande, ho visto che in chat qualcuno scriveva a proposito dei forum, dei live, delle chat, quindi diciamo degli strumenti di comunicazione integrati all'interno del TwinSpace di Twinning. Ecco, qualcuno chiedeva, ma è obbligatorio usare questi strumenti? Il quality label, il certificato di qualità, poi viene rilasciato solo a chi usa questi strumenti? Ecco, la risposta è no, nel senso che non è obbligatorio utilizzarli. Chiaramente anche il modo in cui scegliete di comunicare tra docenti e di far comunicare, ad esempio, tra loro gli studenti all'interno del TwinSpace dipenderà dall'età dei vostri alunni, dal contesto della vostra scuola, anche da quello che pensate sia meglio per voi. Ecco, magari quando poi farete, se farete una domanda per ricevere il certificato di qualità, sarà importante all'interno della candidatura, spiegare come avete comunicato, perché avete scelto certi strumenti e non altri, e eventualmente se avete utilizzato appunto strumenti integrati all'interno del TwinSpace. Per quanto riguarda poi, appunto, come ci ha fatto vedere Françoise Altamura, lo strumento del live, il cosiddetto, quindi gli eventi live che sono integrati all'interno dei progetti, all'interno dei gruppi come quello che avete visto ora, si tratta di Adobe Connect sempre, quindi è lo strumento che stiamo utilizzando anche ora, anche se ora lo stiamo utilizzando all'esterno di Twinning, però si tratta dello stesso strumento di videoconferenza, che è poi lo stesso che avete anche visto nel primo webinar di questo corso, essere integrato anche all'interno di eTwinning Live. Quindi è lo stesso strumento di videoconferenza che viene utilizzato negli eventi live su eTwinning Live. Bene, detto questo, direi che ci siamo, abbiamo sforato di una decina di minuti, ma ecco, ci può stare. Vi ringrazio tutti i partecipanti che sono stati tantissimi, più di 300 collegati contemporaneamente per seguire il webinar. Ringrazio tutti gli ambasciatori che si sono resi disponibili per questo webinar, quindi Enrica Maragliano, Antonella Ciriello, Brigida Clemente, Alessandro Ruffino,
Angela Capezzuto, Elena Pezzi e Françoise Altamura. Grazie ancora allora ai nostri ambasciatori che vi ricordo sono sempre disponibili poi per fornire il supporto come lo siamo noi attraverso i nostri contatti mail, attraverso il gruppo, quindi il forum del gruppo online fin quando durerà il corso, quindi fin quando sarà attivo. E, niente, ci vediamo a questo punto al prossimo appuntamento che sarà il 13 giugno. Come per questo secondo appuntamento vi manderemo il link e ve lo ricorderemo non via mail, ma con un messaggio all'interno del gruppo online. Ricordatevi che da questo momento trovate attivate all'interno del gruppo del corso tutte le nuove esercitazioni che dovete svolgere, quindi sono elencate con precisione all'interno del gruppo. Chi non ce la fa, come abbiamo già detto, ma è il caso di ripeterlo, chi non ce la facesse per problemi, appunto, visto anche il periodo scolastico non certo semplice, chi non ce la facesse a concludere, diciamo, passo passo le esercitazioni, ricordatevi che il termine ultimo, assoluto a cui non possiamo derogare sarà il 30 di giugno, quindi per svolgere le esercitazioni ai fini dell'ottenimento anche dell'attestato finale. E allora vi dicevo un'ultimissima cosa, Allora, un'ultima cosa dicevamo, l'abbiamo già detto, ma se lo facciamo vedere forse è meglio. Vediamo se Giulia, mentre parlo, può condividere lo schermo. Dicevamo, avete a disposizione tra, diciamo, le varie attività da svolgere per la seconda esercitazione, avete a disposizione delle pagine di prova. Delle pagine di prova su cui vi potete sperimentare, vi potete esercitare a caricare materiali, a scrivere, a modificare la visibilità delle pagine, eccetera, eccetera. Ecco qua. Vediamo un po'. Ecco, Giulia sta facendo vedere quindi dove trovate all'interno del corso online. Vedete, ora è visibile nel menu anche esercitazione numero 2 e sotto esercitazione numero 2 pagine di prova corsisti. Cliccando sopra si aprono, ecco qua, si aprono delle pagine di prova in bozza, quindi ci sono delle brevi istruzioni e come vedete potete liberamente accedere a queste pagine di prova e modificarle e esercitarvi ad utilizzare tutte le opzioni che potete sperimentare. Bene, detto questo, direi che è tutto. Grazie ancora allora a tutti i partecipanti. Stoppiamo la registrazione. Ricordiamo, la registrazione di questo webinar sarà disponibile entro qualche giorno all'interno del gruppo, nella pagina dedicata proprio alle registrazioni degli incontri online e poi anche all'esterno del gruppo nel nostro sito nazionale, quindi www.etwinning.it. Grazie a tutti e buona serata.